Domenica 27 dicembre prende il via anche in Veneto la campagna europea di vaccinazione contro il Covid, il primo vaccino disponibile, quello prodotto da Pfizer BioNTech, e il primo giorno di vaccinazione saranno somministrate delle ULSS venete 875 dosi. A Vicenza 100 i primi vaccinati domenica mattina. Piano regionale per la vaccinazione massiva simbolica domenica, che si svilupperà poi a partire dai primi mesi del 2021, è stato presentato dal presidente del Veneto Zaia nel consueto punto stampa presso la sede della Protezione Civile a Marghera. Sarà presente anche il nuovo direttore generale della Sanità Veneta, la cui nomina è stata annunciata ieri da Zaia, il dottor Luciano Flor, già direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova, che prende il posto di Domenico Mantoan. Al punto stampa erano presenti Francesca Russo, direttore della prevenzione della Regione Veneto, che ha presentato il piano vaccinale anti-Covid, e il neopresidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco, il Veneto, Giorgio Palù. Dobbiamo somministrare il vaccino nel più breve tempo possibile, assicurarci che venga stoccato o distribuito in maniera sicura, garantire la raccolta dei dati di tutte le vaccinazioni somministrate, controllare la sicurezza e l'efficacia delle vaccinazioni, nonché non formare gli operatori sanitari e organizzare una campagna informativa, ha spiegato Russo. Il processo di distribuzione e conservazione prevede allo stato attuale due modelli organizzativi, il modello freeze per la conservazione dei vaccini e il modello cold, catena del freddo standard. Per assicurare la corretta conservazione e distribuzione, secondo entrambi i modelli organizzativi, sono stati predisposti e forniti idonei dispositivi di conservazione, 7 hub, uno per ciascuna provincia veneta.